a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare e ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questo meraviglioso gioco. La volta scorsa abbiamo continuato quindi il nostro viaggio, abbiamo proseguito il nostro cammino. Abbiamo conosciuto appunto Brock e la volta scorsa anche la strega del bosco, di cui non abbiamo saputo più di tanto, in effetti anzi direi praticamente quasi niente, che però invece conosceva la nostra natura, sapeva che Atreus non sa nulla del fatto che Kratos sia un dio. E quindi ragazzi, enigmi su enigmi che però, come mi avete detto anche nei commenti, probabilmente verranno spiegati prima o poi. E ultima cosa ma non meno importante, abbiamo incontrato il serpente del mondo, una creatura mitologica gigantesca che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. L'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati esattamente qui, dopo aver appunto fatto questo incontro meraviglioso con questa creatura enorme, e quindi adesso non ci resta che attraccare qui e vedere a cosa stiamo andando incontro adesso. In effetti comunque Atreus appunto ragazzi sa veramente da quanto credi che esista? Tante cose da molto tempo. Esisterà direi da parecchio tempo. Ci stiamo avvicinando quindi al nostro obiettivo. Vediamo un po', È la strada per la montagna? Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Oh. Ho giusto qualcosa per voi due. Ciao. Bro. Che ci fai qua? Come hai fatto? Non sono affaracci vostri, entrate, ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto, l'ho visto io per primo. Ok. Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia, vedrete. Ok, diciamo di sì, lasciaglielo dire Atreus, lascia che sia convinto di ciò. Però non si può mai sapere, non si sa mai. E l'unico dubbio che giustamente ha espresso anche Atreus è: come diavolo ha fatto ad arrivare fino a qui in così poco tempo, tra Aspetta, l'altro però. Non parliamo con Brock. Vabbè, sì, adesso andiamo un attimino. Sto parlando con chi ci sta guardando, Atreus. Dammi un attimo. Dai, venite. Ci sono tanti misteri. E tra l'altro, tutta questa zona, ragazzi, questo posto era immerso fino a poco fa. Allora, vediamo un po' che cosa c'ha da dirci, Brock. Ciao caro. Prendi! Ui, e questo. Quel mucchio di pietre? Usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero se non volete tirare le cuoia. Beh, non ok. Lo terremo a mente. Quindi è diciamo una sorta di viaggio rapido fra i vari mondi o quello che è, possiamo dirlo così. Passaggio mistico. Ok, ma adesso ci può migliorare in qualche modo qualcosa? Vediamo un po', ragazzi. Ora, nei negozi sono disponibili talismani, pomi e incantesimi. Nei negozi puoi potenziare l'armatura, così come il resto dell'equipaggiamento. Premi destra per selezionare il menu di potenziamento. Ok, esatto. Potenziando un'armatura ne accresci le statistiche e il livello di potenza. Inoltre potrei aggiungere castoni incantesimo. Diciamo di sì, che ho capito tutto. Il talismano, invece. I talismani hanno effetti unici che possono aiutarti nel combattimento. Puoi potenziarli al negozio per aumentarne l'efficacia e ridurre il tempo di ricarica di alcune capacità. Ok, questo era quello che avevamo trovato, ragazzi. Per attivarlo bisogna premere L1 più cerchio, che fa ottenere appunto un bonus di vita, evidentemente per un tempo limitato. Però potenziandolo fa sì che magari l'effetto duri più a lungo, appunto. Però ci serve polvere dei regni, ragazzi, per poter migliorare il talismano. Quindi per ora lo lasceremo così, ovviamente. Per quanto riguarda comprare incantesimi,
incantesimi che aumentano, ragazzi, alcuni aspetti delle statistiche di Kratos, mi sembra di capire. Vedete, incantesimo che aumenta la vitalità, la ricarica, il potere runico e la fortuna. Potrebbe essere interessante. Proviamo a comprare questo, ragazzi, della vitalità. E per 1000 argento, insomma. Perfetto. Oggetto raro incantesimo, bonus a vitalità. Perfetto, ma quindi viene equipaggiato automaticamente, mi sembra di capire. Probabilmente sì. Per quanto riguarda, ragazzi, le varie armature e tutto il resto appresso, vediamo un pochetto. Questo qua mi piace tantissimo, ragazzi. Questa cintura del predone aumenta di 7 la difesa, che comunque è importante, ovviamente. Quindi io direi a questo punto di comprarla, dai. Il tuo sorriso è un'arma vincente, ma perché rischiare? Come sempre. Direi di equipaggiarla già. Benissimo. Noi avevamo questa che aumenta un pochettino la forza, però per ora diciamo che questo della difesa mi va benissimo. Se compriamo questi bracciali in pelle di cinghiale, aumentiamo di 9 la nostra forza, ragazzi, di 1 la difesa. Pochino, ma almeno comunque ci potenzia un pochettino la forza. Quindi direi di comprarli e di equipaggiarli già. Perfetto. Per quanto riguarda il pomo dell'ascia, invece, ragazzi, puoi equipaggiare la tua arma con un pomo. Ciascun pomo aumenterà le statistiche e fornirà vantaggi unici in base alle tue azioni in combattimento. È possibile potenziare i pomi per migliorarne le statistiche, quindi non solo gli possiamo aggiungere pomi, ma inoltre migliorare anche i pomi stessi. Vediamo un po', ci sono 4 impugnature nuove, ragazzi, interessante. Allora, per quanto riguarda la ricarica, ragazzi, Kratos è ancora a 0, quindi quasi qua. Comprerei questa impugnatura ricurva della guarigione per aumentare di 1 la forza e di 4 la ricarica. Inoltre ha la caratteristica di ricarica del cecchino, probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione della ricarica ad ogni lancio di precisione che va a segno. Sembra interessante. Lo compriamo subito, lo equipaggiamo subito, ovviamente. Così abbiamo aumentato, ragazzi, di un po' le statistiche di Kratos. Per quanto riguarda i talismani, direi che per ora siamo a posto. Così. Adesso ovviamente possiamo potenziare anche le armature che abbiamo equipaggiato. Per potenziamenti, ragazzi, serve appunto l'acciaio. Allora, questo potenziamento, ragazzi, la cintura del predone aumenta di 5 la difesa. Direi che per il suo costo lo potenziamo subito. Perfetto. Va bene, ragazzi, allora direi che per adesso quei potenziamenti va bene così. Buona fortuna e scatenatevi. Grazie, caro, grazie per il tuo supporto come sempre. Allora, quindi non ci resta che attivare questo affare, mi sembra di aver capito. Wow, quindi fin dove dobbiamo arrivare? Cioè, per ora mi sembra aver capito che non possiamo arrivare da nessuna parte. Va bene. Ok. Quindi con questo probabilmente potremo fare qualcosa in un'altra occasione. Quindi non ci resta, ragazzi, che uscire di nuovo. E dirigerci dritt pu dritt, perché l'obiettivo questo dice. Andare proprio dritt pu dritt. Quindi, qua intorno ci sarà qualcosa? Non lo so. Questo posto era immerso fino a pochissimo tempo fa. Però qua... che possiamo fare qui? Possiamo fare niente? Ah, sì che possiamo. Ok. E... non pensavo di salire. Che bello. Perché siamo saliti? Non lo so, ragazzi. Non mi sembra... ah, possiamo suonare... oddio. Un corno. Si soffia qui. Lo suoniamo. E le conseguenze? Ma se appena vediamo leve pulsanti, li premiamo o tiriamo. Conseguenze che possiamo prevedere. Non ha tutti i torti, però, eh. Dobbiamo sviluppare il tuo istinto. Ok, quindi Kratos ha detto praticamente: guarda, meglio lasciar perdere, perché in effetti non sappiamo cosa diavolo potrebbe succedere. Quindi allora, per adesso, visto che non possiamo prevedere le conseguenze, direi di tornare di sotto e andare ancora dritt pu dritt. Che bello però, ragazzi. Meravigliosa ambientazione, davvero. Oddio, e sta gente mo che vuole. Cioè, ragazzi, Atreus si sente più sicuro in battaglia e ora aiuta Kratos attaccando i nemici quando ne ha l'occasione. Nella sezione abilità puoi affinare le sue capacità. Ok, quindi adesso ha preso anche il coraggio per attaccare corpo a corpo, mi sembra di aver capito. Boom, bitch. La madonna, che è successo?
Boom headshot. Mamma mia, ragazzo. Mamma mia, ragazzo. Calma, calma, calma. Sta diventando aggressivissimo, ragazzo, eh. Quella torre dovrebbe portarci alla montagna. Pronto. Ok, sei pronto, ragazzo? Sicuro? Prendiamo sta roba. Bestiere aggiornato. Predone. Erano normalissimi predoni umani, ma sembra siano stati corrotti dalla magia. Bla bla bla. Da quando sta succedendo tutto questo? Una bella domanda, direi. Però direi che è arrivato il momento. Questo. Cosa dicono queste rune? Non conosco queste rune. No? Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Ok, d'accordo. Mi sembra strano. Tu conosci tutto, tutte le cose di cui uno ti parla, tu sai qualcosa. Però niente, ragazzo non conosce queste rune. Va benissimo, ci sta. Allora, abbiamo preso dell'argent. Qui, altro argent, perfetto, perché ci sia... mamma mia, non t'ho sfiorato, Atreus. Su, non fare l'esagerato. Già eri qua? Io pensavo che servisse ad attivare la porta in qualche modo. Allora, qua c'è dell'argent e qua c'è la barchetta. Ma perché prendere la barchetta? No! Pensavo di dover tirare la leva per aprire la porta, ragazzi. Allora, avviciniamoci direttamente alla porta e vediamo un attimino che cosa succede. Mi devo sempre complicare la vita io, ma perché? Ah, ecco, vedete, era così semplice. Che cos'era? Che fate? Che combinate, eh? Ma ragazzi, che sta succedendo qui? Divertente prenderli al volo. Cos'erano quelle specie di lucertole? Che era? What the fuck? Allora, queste pensate che possano sbarrarmi la strada? Ma tu guarda un po', poveri stolti. Vieni, Atreus, c'è un altro di quei cosi, di quegli affari. Qui, ragazzo, un altro. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Guarda, ha morso Thor. Lo morderà, almeno sembra. Ok. Oltre il mito. Ok, quindi ennesimo altare trovato. Perfetto, non hai altro da dire? Qua c'è un serpente che sta mordendo una zinna a una... Non so se è una dea o che roba, però vabbè. A parte tutto, molto interessante. Il serpente del mondo ha morso le chiappone a Thor. Non penso ne sarà stato contento, ma va bene. Né il serpente né Thor, ovviamente, perché mordergli le chiappe, per carità. Allora, queste altre rune, ragazzo... Non riesco a leggerle. Neanche queste. Mannaggia la miseria, ci tenevo così tanto, però cos'è? Vabbè. Che puzza. Veleno. Puzza di scureggia anche qua. Rungrunir. Possente gigante di ghiaccio e pietra. A quanto pare sostiene una grande lotta con gli Aesir e i Vanir. Combatte contro Thor e persero entrambi. Ok, questo già avevamo letto forse. Lancia l'ascia ai bastoni del disprezzo per congelarli. Ok. Ok, quindi se li congeli giustamente interrompi anche la puzza. Però non posso riprendere l'ascia fino a quando non passiamo di qua, giusto? Temo proprio di sì. Infatti. Quindi la puzza si spande. È una scorreggia eterna, ragazzi. Oh, Gesù. A posto. Vai, ragazzo. Vai. Non temere. La puzza non ci raggiungerà. Allora, adesso possiamo scendere, suppongo. Scusate, è permesso. Qua si può salire. Davvero? Appenditi come un koala, figliolo. Vediamo un po', proviamo a vedere dove ci porta. Ah, ci riporta di sopra. Ok, congeliamo questa ennesima scureggia. E che è successo, madonna santa? È un Tazzelwurm, conosco questo nome. Ma, mannaggia la pupazza. Lo sterminatore di Wurm. Uccidi Tazzelwurm. Esplorando i vari territori ti imbatterai in altre strane bestie scavatrici. Nel bestiario trovi qualche consiglio per sconfiggerle. Interessante. Questa è una figura di cui avevo già sentito parlare. Vediamo un po' nel bestiario. Il Tazzelwurm è in parte rettile e in parte felino. Scava sottoterra per accorciare le distanze tra lui e la sua preda. I suoi artigli e i suoi denti sono molto affilati, ma ciò a cui dobbiamo fare molta attenzione è quel barbiglio velenoso sulla coda. Ok, quindi in pratica mollano scurre velenose anche i Tazzelwurm. Va bene, adesso lo posso congelare la scurra. Se colpisco quello, scusa, che succede? Ah,
Ah no, quello lo dovremo analizzare probabilmente. Ok, via la scureggia, grazie. Qua cosa abbiamo? Vieni figliolo, vieni, tocca a te figliolo. Qua non si materializza nulla, perché? Va bene, Atreus non ne vuole sapere. Pensavo fosse uno di quei muri dove si materializzavano le rune. Come non detto, va bene. What the fuck? Cos'è questo coso? Non lo toccherai, vero? Ok, va bene, non fa niente. È un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Ah, ok, questo ti aiuterà a imparare altre rune, una roba del genere. Codici di Muspelheim. Probabilmente sì, serviranno magari ad accrescere le nostre conoscenze runiche, credo. Fatto che ci fosse una testa fluttuante sullo scrigno non tocca a nessuno, va bene. Andiamo, figliolo, scappiamo dalla scureggia. Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo. Veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Sì, ok. Saltiamo di qua. E adesso scendiamo. Ecco fatto. Perfetto. Prendiamo l'ascia. La puzza si spande di nuovo e noi scappiamo. Che non ci teniamo ad inalarla. Assolutamente no. Area scoperta. Collina. Wow, quanta nebbia c'è qui. Un altro nano. Dovremmo... No. What? La sua presenza non ci riguarda. E questo chi è? Scusami, ma... Dove hai trovato quell'ascia? Questo riguarda solo me. Beh, non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu le hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Fay è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Anche tu. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma... Conoscendo tua madre... Mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Il fratello! Lo sapevo! Tu sei il fratello di Brock! L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello? Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero. Lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è lurido. D'accordo, allora devo prenderlo. Sì. Oh. Adoro! Sembra il completo opposto di Brock. Quello è sangue secco. Che cos'è quella? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Ok. Abbiamo appena conosciuto anche il fratello di Brock. Avete davvero creato l'ascia per mia madre? Oh, la riconoscerei ovunque. È una delle migliori. È stata forgiata con le grida dei troll dei ghiacci. Una ventina, più o meno. Ah! Perché lei? Come l'avete conosciuta? Ci aveva cercato lei. Era una persona speciale, che voleva proteggere la gente. Creare l'ascia era per noi l'occasione di dare potere a chi l'avrebbe usato per fare del bene. Parlava persino la nostra lingua. Diceva,
Mathurin sem Gengur Egin Vengum Hans. Gengurain. Bravo! Impressionante! C'è molto di lei nei tuoi occhi, sai? Grazie, Sindri. Non mi toccare! Cosa? Non ti ho toccato. Tornerò più tardi. Ok, tutto così assurdo, ragazzi, certe volte, eh? Però sembra veramente l'opposto di Brock. Uno non direbbe che sono fratelli, o forse Atreus, direbbe che sono fratelli proprio per questo motivo, perché sono due opposti. Brock è molto terra terra, no? Molto grezzo, ecco, forse credo sia il termine giusto. Mentre lui ha detto il manico della scellurita, l'ha preso, regà, come se fosse una roba schifosa. Quindi sembra un tipo fissato con la pulizia, sembra un tipo molto preciso, no? Quindi è proprio l'opposto di Brock. Ok, allora ragazzi, vogliamo farla veloce? Ah, ecco, ci mancavano i Tazzelwurm. Adesso ci occupiamo pure di lui, non ti preoccuparti, figliolo. Sempre se esce, ovviamente. Eccolo qua. Ehi! Mannaggia che, mannaggia. Vabbè, qua non... Questo non è terreno, se proprio vogliamo essere pignoli, ma fa niente. Tazzelwurm eliminato! Ehi! Oh, mannaggia la pupazza! Forza figliolo, forza figliolo, forza, forza! Aia! Ehi, un altro Tazzelwurm! Chi altro c'è? Ah, eccoti là, ti vedo. Ciao caro! Al volo! Certo, certo che lo sei stato. Sii più efficiente, ragazzo. Ma faglielo un complimento ogni tanto. Quando mio padre tira l'ascia contro un Tazzelwurm e mentre scava verso di lui lo fa sbucare dal terreno. Ok. Qui spuntano, ragazzi, consigli su come sconfiggere più facilmente certi nemici. Pure questa cosa è molto utile e interessante. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua intorno. Qua c'è dell'ascia. Oh, non mi raccorda che ci fosse la puzza, la scorreggia e tutto il resto. Non posso aprire il forziere però. Dovrei trovare il bastone della disgrazia, la sintesi della schifezza. Lo vedo che è qua dietro, eh. Puzzo che sale, vedete ragazzi, è lì. Eccolo, eccolo, ce l'ho, ce l'ho. Aspetta, l'ho mancato alla grandissima. Ok, perfetto, così possiamo accedere al forziere. No. No. Chissà perché non vanno più d'accordo. In fondo sono tre. Sono affari loro, ragazzo. Avranno litigato. Okay. Scarsella arcana, armatura fianchi. Ok, guardiamolo un po', ragazzi. Abbiamo trovato un nuovo oggetto. Però mi diminuisce di troppo la difesa, quindi non lo equipaggerò. Equipaggiato un'armatura che contiene un castone incantesimo. Incantesimi possono essere inseriti solo all'interno di armature e talismani equipaggiati che contengono castoni incantesimo. Incantesimi forniscono bonus alle statistiche, bla bla bla. Alcune armature possono avere fino a 3 castoni incantesimo. Premi quadrato per selezionare il castone dell'armatura equipaggiata. Castone vuoto e quindi... Ah, ok, vedete, ok. Quindi gli incantesimi si possono inserire nei castoni dell'equipaggiamento in pratica. E ci metterò questo, ragazzi, che aumenta la vitalità. Perfetto, ok, buono a sapersi. Aggiunto un incantesimo, puoi trovarne altri esplorando il mondo, acquistandoli presso i negozi quando sono disponibili. Pure questo è molto interessante, ragazzi, nel senso che si possono potenziare ulteriormente anche, tipo ad esempio, gli abiti con gli incantesimi. Ovviamente non si possono inserire a tutti, ma anche questa cosa è molto interessante, direi. Ok, va bene, va bene, buono a sapersi pure questo, eh. Spacchiamo un po' tutto. Ho trovato acciaio e argent. Ci serve un pochettino di vitalità, se possibile, ma sicuramente la troveremo più avanti. Quindi, allora, questo si può colpire, suppongo. Cambia la runa. Bisognerebbe capire un attimino a cosa serve pure questo affare. Proviamo a salire. Qua c'è una gemma della vitalità. Questo forziere è già stato aperto. Ah, ecco, ecco, ecco. Ok, ah, ce n'è uno, due, tre. Ovviamente ci servono tre rune, ragazzi. Quindi allora, vediamo un po'. Ok, quindi una selezionata da qui. Poi mi devo ricordare un attimo i simboli. Quindi questa è una specie di E e una specie di B rovesciata. Quindi dovremo trovarne anche un altro di questi affari qua. Quindi qua c'è appunto questa specie di E. Ma lei non era al contrario. Riusciamo a trovare il terzo, ragazzi. Qua c'è una gemma. Allora, qua c'è un forziere intanto. Apriamo subito.
Che dove c'è sarà? Dove? Adesso ci arriviamo, ragazzo. Fammi vedere un attimino qua intorno, perché è abbastanza grande sto posto e temo di perdermi qualcosa, sinceramente. Io credo che il terzo meccanismo per aprire quel forziere non sarà tanto lontano da questa zona, suppongo. Ecco il terzo, ragazzi, eccolo qua. Però mi tocca un attimo bloccare sta roba per vedere che simbolo c'è. Ok, la B dovrebbe essere corretto, ragazzi. E infatti mi ricordavo bene, la E è rovesciata, ragazzi. Ok, la B è giusta. Ok, allora, la E va messa qui, ragazzi, perché questo è il lato giusto. Ok, dovremmo esserci. Dovrei aver selezionato tutti i simboli giusti. Infatti, perfetto, adesso possiamo aprirlo, ragazzi. Wow, che cosa mi porti oggi di bello? Perfetto, un altro corno di idromele. Ne abbiamo raccolti 2 di 3, quindi ne manca uno per aumentare la rabbia massima. Perfetto. Allora, qua c'è dell'argento. Però intanto direi, ragazzi, di arrampicarci qui. Non capisco, ci avviciniamo alla montagna? Esatto. Piano piano, ragazzo, ma ci avviciniamo, non temere. Quindi allora... chiudiamo un attimo. Eccola là. No. Pronto, ragazzo? Sei pronto? Perché io no. Sta stronzetta qua non è mai facile. Porca paletta. Allora, vieni, ragazzo, vieni. Oddio. Niente, mi devo far strada per forza, ragazzi. Vediamo un pochettino di qua. La puzza arriva fin qui, quindi devo prenderla adesso e... che cosa? Ah, questo coso qua che ho provato a colpire. Ok, aspettami lì, ragazzo. Apro un forziere e arrivo. Beh, direi di no. L'ha rinchiuso in una puzza terribile. Bracciali arcani. Vediamo un po'. Diminuiscono di un po' la forza, ma aumentano di un po' la difesa. Per adesso mi tengo quello che ho, ragazzi. Quindi comunque l'equipaggiamento si può trovare anche nei forzieri lungo il nostro cammino. Va benissimo. Allora, intanto possiamo procedere di qua. Vediamo un pochettino. Andiamo avanti. Riblocchiamo la puzza. E là, ragazzo, ci sei? E che cazzo ridi? Bella. Bum, 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 bum. Con la sua solita incredibile delicatezza. Che adoro profondamente. E niente, ci stanno ancora questi cosi che sbrilluccicano. Se mio padre entra in contatto sarà avvelenato. Ok, vabbè, pure queste tizie sono avvelenate. Questo era abbastanza chiaro. Allora, vediamo di qua cosa abbiamo. Argent, ammazza quanto argent. Però da che parte devo procedere? Oddio, troppe strade, così mi confondo. Allora, vediamo un attimino di qua che cosa c'è. Gemma vitale. Minchia, raga, si va di là, si va di qua. È una roba incredibile. Argent. E questo? Se lo sfioro è chiusa, niente, vabbè, non possiamo farci nulla. Va benissimo, immagino che anche queste porte si potranno aprire in qualche modo, va benissimo. Allora, vorrà dire che andremo dall'altra parte. Ecco qua. Ok, ci sei, ragazzo, perché non ti aspetto, eh. Tu devi essere sempre pronto quando io vado all'arrembaggio. Mi devi stare incollato alle chiappe. Allora, argent, gemma vitale. E qua ci possiamo appendere. Spero che tu sia qua dietro, ragazzo. Magari sì, per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Che cosa? Non penso. Perché? Lei era più importante per me. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Fuori, sempre a caccia. Ti conviene chiudere la bocca. Oh shit. Atreus, sei su un terreno scivoloso? Ti consiglierei veramente di tenere la bocca chiusa. Intendeva, la posso portare io, ovviamente, le ceneri della madre. Quei lupi. Cioè, ragazzi, scusate se vi vengo a rompere le scatole. Dai, ragazzo, su, datti da fare. Forza. Ok. Oh, che altro c'è? Che è successo? Autocombustione, esploso da solo. Va benissimo. Fin quando esplodono da soli, a noi va di lusso, veramente. Ah, scommetto che queste anfore rosse esplodono. Ah, ok.
va bene, allora immagino che dovremmo procedere dritpu dritte di qua. Però di là non possiamo andare, ovviamente. Anche perché ci sono due genera scuregge che sono inarrestabili. Eri tu, Atreus? Ma hai ruttato? Ammazza, un po' di contegno, figliolo. Va bene, andiamo, ragazzo, non ti aspetto. Di qua non si passa, però, mi sa, eh. È tutto sbarrato. È tutto sbarrato, ma io sposto il pietrone come se fosse niente. Oh! Come? Mi è sfuggita l'ultima vocale, scusa. Oh mio Dio! A posto, fantastico, tutto meraviglioso, ragazzi, vero? Tutto fantastico, accidentaccio, ci mancavano pure questi piccoli. Oh, che è? Che cazzo fai? Oddio! Ci pensi te? Ci pensi te ad ammazzarli? Via qua, bello, via qua, pezzo di sterco. Via qua, via qua, via qua, via qua. Beccia, t'ha fatto male, eh? Quasi mi stacchi un braccio, pezzo di merda. Sì, 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 ci sono, ci sono. Ok, cerchiamo di stare attenti, ragazzi, perché questo... Oh, picchia forte. Picchia forte il bastardo. Oddio, ce l'aveva attaccata alla panza la mia ascia. Vieni, bello. Potrei provare ad usare la rabbia. Ehi, oddio. Oh shit. Sulle chiappe, sulle chiappe. Aspetta, posso usare gli attacchi runici? Non mi devo scordare. Adoro. Forza, forza. Usiamo per uccidere gli altri anche. L'hai preso, credo. Un orco. Chi ha costruito questo posto? Oh my god. Grosso, forte, furioso e fortunatamente stupido. L'orco è uno dei nemici più brutti che abbiamo mai incontrato. Oh mio Dio, ragazzi, c'è sto gioco è una continua sorpresa. Ogni tanto succede qualcosa di incredibilmente inaspettato. Mamma mia, veramente. Vediamo che ci ha lasciato questo orcone. 3000 di angio. Simbolo della verità. Incantesimo. Incantesimo che aumenta la forza di 3, insomma, per il runico. Ok, poi magari potremmo equipaggiarlo su uno dei nostri equipaggiamenti. Più 4 di acciaio e... Fiamma ghiacciata, un materiale che unisce la furia del fuoco alla tempra del ghiaccio. Si genera con le grandi battaglie e si usa per potenziare il leviatano. Adoro! Incredibile, veramente incredibile, ragazzi. Wow, che bello, adesso possiamo passare. Ci hanno dato questo caloroso benvenuto, eh? E ci aspetta un altro orcone. Base della montagna. Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Perché è meraviglioso. Perché è assolutamente meraviglioso tutto ciò. Che bello, ragazzi. Mamma mia. Tutto stupendo. Oh, qua che cosa c'è? Sembra... La celovia è bloccata da queste radici. Ne dubito. Ah, ok, la celovia. Non mi importa. Non gliene frega una stramazza a Kratos degli altri. Lui c'ha in mente il suo obiettivo e basta. Ok, quindi la celovia. Una specie di funivia forse per salire... sopra la montagna. Va benissimo. Allora procedemus. Cioè siamo alla base della montagna, ragazzi. Quello è un volto. Un volto scolpito nella montagna. Quello che è cosa pazzesca. È fumo? È nero come il carbone. Non lo so. Probabile. Wow.
Ok, questo portiere è bello che bloccato, ragazzi. Qua non possiamo far nulla. Mi sa che non ci resta che dirigerci verso... Mamma mia, ragazzi, cioè guardate qua. Guardate qua che spettacolo. E che ci si vuole addentrare qua? Oh, aspetta, ragazzo, fermate. Fermati, ragazzo. Questo cos'è? Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico. Te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Sì. Importantissimo. Seguitemi. Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse... aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Ah. Siamo arrivati a fatica fino a qua, mannaggia la miseria. E non possiamo proseguire. Andiamo in un altro regno. Tu vieni con noi. Solo per un po'. Solo per un po'. Mi piace lei, mi piace proprio come personaggio. Poi spero che non si scoprano cose che ci faranno male, ma mi piace. Poi, insomma, cura gli animali. Useremo questo. Li ama, si vede, ama Greida. Il bosco. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di queste colline. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Vero. Che bello. Adoro. Wow. Un modo, insomma, rapido, più maneggevole anche per... più agevole, semmai, per salire. Il tempio di Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo, Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto? L'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. God of War Ragnarok. Quindi ovviamente è tutto direttamente collegato. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Stai esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh, si sentirà solo. Ci tiene molto Atreus alle creature che non siano umane. Molto bello questo. Allora, ragazzi, io immagino che procederemo da questa porta. Quindi ho salvato qui la partita. Sono veramente stracuriosa di continuarlo. Cioè, io voglio vedere dopo cosa succede. Cioè, dove ci porterà tutto questo. Adesso la strega del bosco è tornata. È tornata, ci ha seguito. Vuole che arriviamo sani e salvi a destinazione. Ci ha dato una motivazione molto, molto enigmatica anche lei. Abbiamo conosciuto Sindri. Wow, mi piace sempre di più, ragazzi, e voglio vedere cosa succede dopo, quindi non vedo l'ora di continuare. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.